Buongiorno a tutti ragazzi, sono sempre io Game Sanchez e quest'oggi voglio completare, diciamo, il mio tutorial su come digitalizzare i disegni con Photoshop. Noi eravamo rimasti a questo punto con il nostro disegno tracciato e colorato e adesso ci avviamo verso l'ultima parte, o meglio, tecnicamente l'ultima parte, perché comunque poi uno può fare quel che cazzo vuole, quindi insomma. Allora, in quest'ultima parte, diciamo, di tutorial voglio spiegarvi grandi linee come si creano le sfumature dei nostri colori, del nostro disegno in pratica. Che poi non è che un passaggio obbligatorio, perché dipende alla fine dal risultato che vogliamo ottenere, perché il disegno potrebbe essere lasciato benissimo anche così, insomma, col colore di base molto cartoon anni 20. Allora, però per creare le nostre sfumature noi dobbiamo farci un nuovo livello. Mettiamo giù, lo chiamiamo sfumatura scura. E perché io ragazzi vi ho consigliato di fare i livelli del colore separati l'uno dall'altro? Perché per creare le sfumature io utilizzo questo metodo che secondo me è il più pratico e il più facile, il più semplice, diciamo. Perché? Perché noi, tenendo premuto il tasto Ctrl e cliccando sulla miniatura di anteprima del livello del colore che ci interessa, di cui vogliamo fare appunto le sfumature, noterete che Photoshop, il programma, ci crea automaticamente la selezione di ciò che è all'interno del livello. Quindi in questo caso soltanto del colore che io adesso andrò a farvi vedere. E questo cosa, in cosa consiste? Maremma maiala laga. È utile perché? Perché se io adesso, ad esempio, vado a colorare a cazzo, la, come vedete, vabbè, ora magari non si vede perché è un po' troppo simile il colore. Se io vado a colorare a cazzo, come vedete, lui non esce, il colore non va al di fuori della selezione che ho scelto. Perché questo è utile? Per evitare sbaffature, tipo se volessi iniziare a fare sfumature, vedete? Sbaffature al posto di cose così, che non è che sia un problema, perché poi basta cancellare con la gomma e tanti saluti, però comunque è meglio prevenire che curare, come dice il detto in sostanza. Quindi, control, clicchiamo col sinistro, insomma, sulla miniatura del colore che vogliamo, di cui vogliamo creare le sfumature. Sì, sto fumando. E di cui vogliamo creare le sfumature. E poi torniamo sul nostro livello creato prima, chiamato in questo caso sfumatura scura. Selezioniamo un pennello abbastanza piccolo in questo caso, perché per creare le sfumature ci sono anche in questo caso milioni di metodi, di tecniche, dipende tutto dal risultato finale che vogliamo ottenere. Io in questo caso userò la tecnica, insomma, rinominata da me del linee alla cazzo, perché sostanzialmente, adesso vi faccio vedere, un attimo, selezioniamo il colore di base del nostro punto scelto, poi lo andiamo a scurire un attimino e vediamo se il risultato ci aggrada. Sì, insomma, un po' più scuro magari, non troppo. Sì, va bene. Poi deselezioniamo un secondo con Ctrl D. Ctrl D è la shortcut che deseleziona se la selezione. Scusate il gioco di parole, ma se noi abbiamo una selezione, ad esempio, se io seleziono a cazzo e non voglio più questa selezione perché magari voglio colorare qui, ma non mi fa colorare, maledetto. Al posto di fare, si tocca qua, tasto destro, deseleziona, faccio prima, Ctrl D e tanti saluti. Comunque, ci creiamo il nostro. Ho anche sbagliato, guarda, maledizione. Insomma, il nostro colore ce lo mettiamo nelle solite palette e torniamo e riselezioniamo il colore, il livello del colore che comunque avevamo scelto.
Sono al telefono, ma ora non posso. Scegliamo un pennello piccolo, come dicevo prima, e usiamo, in questo caso io uso la tecnica delle linee alla cazzo, perché comunque questo disegno apparentemente, tecnicamente, diciamo, sarebbe la faccia del tizio, della bella la bestia, della bestia, della bella la bestia, che non è fatta di plastica, ma è fatta di peli, quindi abbiamo bisogno di dargli un effetto abbastanza pelliccia o pelo, peluria, insomma, come cazzo lo volete chiamare. E io, almeno personalmente, utilizzo questa tecnica perché l'effetto è veramente simile. Ora però questo pennello è troppo piccolo, quindi 2 pixel, penso vada bene, sì. E quindi cosa faccio? Inizio a crearmi delle linee abbastanza alla cazzo che simulino i peli, insomma, che comunque non sono messi in posizione regolare, basti guardare la mia barba, che non sono messi in posizione regolare, ma sono messi molto alla cazzo. I peli vanno dove cazzo vogliono loro, sostanzialmente, quindi. E noi iniziamo a farci delle linee alla cazzo, appunto, dove capita, nella direzione che capita, e tanti saluti. Ecco, come vedete già è cambiata. È cambiato l'effetto che abbiamo dato. Però comunque continuiamo. Passiamo al pizzettino. Pizzettino, oddio. Tanto vino non è. Comunque, ci creiamo sempre le nostre linee alla cazzo. Anche a volte, ora io uso la pennina grafica pen e touch, quindi comunque ha la funzione della pressione. Se io premo di più mi crea linee più marcate, se io ci vado piano mi crea linee più come cazzo posso dire? Insomma, vabbè, avete capito. Ma col mouse comunque potete anche selezionare un'opacità un po' più bassa, in modo che anche voi, passando 20 volte sulla stessa linea, e potete ottenere l'effetto pelo un po' più chiaro, pelo un po' più scuro, insomma. Comunque, continuiamo a crearci il nostro zan 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 di peli. E poi, insomma, vediamo che palle. Peletto qua, peletto là, peletto qua, peletto là. Se vedete zone che sono, diciamo, troppo regolari, nel senso troppo, che ne so, tutti in un senso, come in questo caso qua, e fateci altre linee sopra in direzioni opposte in modo da renderle proprio alla cazzo, perché è questo l'effetto che noi vogliamo ottenere, almeno secondo i miei criteri. Effetto alla cazzo is the way. Allora, come vedete, con l'effetto alla cazzo è molto più somigliante a una faccia ricoperta da peluria rispetto a una faccia di plastica. Però non è finita qui, perché lasciando il disegno così, comunque resterebbe molto 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 finto, come posso dire. Quindi cosa dobbiamo fare? Sopra il livello sfumatura scura, in questo caso comunque il livello della sfumatura, ne creiamo un altro, un secondo, chiamato sfumatura chiara. Perché? Adesso ve lo spiego. Disabilitiamo un attimo il livello della. Dove cazzo l'ho fatto io? Vaffanculo, l'ho fatto sulle palette. Che palle. Ecco, se fate questi errori di merda come faccio io, dovete fare una cosa. Cancellate il livello sfumatura scura. Togliamo. No, aspetta. Togliamo tutto. E facciamo così. Selezioniamo il livello dove abbiamo messo il nostro colore erroneamente, tasto destro, crea livello tagliato, e lui praticamente mi taglia la selezione, e quindi io adesso ho il livello, insomma, della sfumatura in un livello a parte, che adesso vado a richiamare sfumatura scura. Allora, a parte questa piccola cazzata, dicevamo aspettate un attimo, fatemi riselezionare, ok. Creiamo un nuovo livello chiamato sfumatura chiara, nascondiamo un secondo la sfumatura scura, riselezioniamo il colore di base, e stavolta, al posto di andarlo a scegliere più scuro, lo andiamo a scegliere leggermente più chiaro, non troppo, magari. Andiamo come sempre a salvarci
il nostro colore sulle palette. Ok, riselezioniamo. Sì, è un lavoro abbastanza, cioè non noioso, però comunque è frustrante perché spesso, come vedete, come ho fatto anch'io, si sbagli, due palle, correggi, fai, ma comunque l'effetto è garantito alla fine. Adesso con il nostro livello di sfumatura chiara, il colore più chiaro appunto, andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima, ovvero ci creiamo i nostri peletti un po' alla cazzo. Quindi continuiamo sempre sulla nostra onda di pensiero, ovvero peletti alla cazzo. The way. Anche qua facciamoglieli. E adesso l'effetto è abbastanza più realistico, come potete vedere. E quindi sostanzialmente consiste in questo: creare peletti alla cazzo. E però adesso, siccome non è tutto peletti, vi faccio vedere come si creano le sfumature delle corna, sperando che nessuno di voi le abbia. Allora, questo ho raggruppato come abbiamo fatto col colore. Ecco, vaffanculo. Dicevo, come abbiamo fatto col colore, seleziono i due livelli di sfumatura, li raggruppo con Ctrl G o premendo su questa icona, rinomino il gruppo sfumature e adesso, siccome per adesso non è che lo sto a fare tutto preciso e preciso, ma è soltanto un tutorial, mi creo un altro livello, lo chiamiamo sfumatura scura corna, anzi, corna lo metto in maiuscolo perché mi garba. E come abbiamo fatto prima, dobbiamo andarci a selezionare il colore delle corna, in modo da agire soltanto su questa zona qua, senza andare a sbaffare, insomma. Seleziono come prima il colore di base, me lo scurisco un gocciolino, vado a salvare il colore sulle palette, quindi devo sempre deselezionare. Magari fatelo prima che vi torna meglio. Prima scegliete il colore e poi selezionate. E poi insomma create la selezione della parte. Se no dovete stare tutte le volte a selezionare, 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 seleziona e rompe le palle, lo so. Allora, per creare la sfumatura delle corna, come possiamo agire? Poi dipende anche in questo caso l'effetto che vogliamo ottenere, perché si possono fare le corna a sfumatura così, come tipo a alla Spyro, corna là così, oppure quello che uso spesso io è l'effetto corno di cinghiale, per intenderci, ovvero con le sfumature create così. Creiamo un po' di sfumatura più scura alla base, perché comunque l'attaccatura è sempre abbastanza più scura. Anche qua molto linea alla cazzo e come potete vedere adesso le corna sembrano corna e non sembrano tubi di plastica piantati in faccia a uno. E anche in questo caso, se vogliamo, possiamo crearci il nuovo livello sfumatura chiara corna, sempre in maiuscolo perché ormai è così. Riselezioniamo il livello di base, anche in questo caso leggermente più chiaro. Non lo sto a salvare nelle palette perché comunque mi sono rotto i coglioni, voi fatelo. Proprio come prima, vado a creare le mie lineette alla cazzo. E il risultato è molto 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 soddisfacente in questo caso. Eccolo qua. Bello che è finito. Salviamo un attimo. Quindi comunque in questo caso sostanzialmente è questo che bisogna fare. Selezione. Riassumiamo, va, facciamo un piccolo riassuntino. Aspettate che raggruppo questo, lo chiamo sfumature corna. Questo lo rinomino in sfumature 1, affanculo perché non so come chiamarlo. Comunque, allora, riassumiamo. Nuovo livello. Lo chiamiamo come ci pare, io in questo caso lo chiamo sfumatura scura sopracciglia. Anche se queste non sono sopracciglia, vabbè. Poi, strumento contagocce.
Selezioniamo il colore di base della zona interessata. Lo scuriamo un attimino. Ci salviamo il colore scelto nelle palette. Poi andiamo a cercare il livello del colore di base, che in questo caso penso sia questo. Tenendo premuto il tasto Ctrl, clicchiamo sulla miniatura del livello, miniatura di anteprima del livello, e poi andiamo a crearci delle linee alla cazzo col colore più scuro che abbiamo scelto. Un po' così, un po' cos'ha, molto capita, capita. Magari qua facciamole un po' più. Premiamo un po' di più. Anche sulla brichiella. Ed ecco fatto, abbiamo le nostre linee alla cazzo. Poi cosa dobbiamo fare? Stesso procedimento, nuovo livello, lo rinominiamo, sfumatura chiara, sopracciglia. E qua ci siamo. Poi, come prima, selezione il colore di base. Stavolta lo scegliamo un po' più chiaro, magari un altro gocciolino più chiaro. Ce lo salviamo qua sulle palette. Poi andiamo a riselezionare il colore di base tenendo premuto sempre il tasto Ctrl e poi sulla miniatura del livello. E come prima andiamo a crearci delle nostre linee alla cazzo in punti strategici per creare l'effetto pelo. Come ho già detto, non fate linee troppo simmetriche perché altrimenti viene un lavoro abbastanza finto e l'effetto non è che sia tanto gradevole, almeno secondo i miei gusti personali, poi non è che sono un professore o cosa, io vi dico soltanto i miei gusti. Ed eccolo là. Ed è pronto. Quindi, questo era il tutorial su come creare le sfumature. E credo che a questo punto ci siamo, abbiamo finito con il nostro tutorial su come digitalizzare i disegni, perché comunque questa è la fase, diciamo, finale, fra virgolette, perché poi comunque è un lavoro infinito, uno può fare milioni di dettagli, milioni di cose, si può fare anche lo sfondo, altri dettagli, oggetti e cazzi e mazzi, ma comunque, diciamo, il concetto di base era questo: ritracciare, colorare, creare le sfumature. Basta, non è che ci sia altro da fare. Quindi il nostro tutorial finisce qui. Spero vi sia piaciuto, spero abbiate capito. E ancora nessuno si è cagato. E nessuno si è. Come cazzo stavo dicendo? Insomma, nessuno si è proposto di farmi vedere i propri lavori. Ma vabbè, prima o poi arriveranno. E se no, pace, non mi interessa. L'importante è che comunque il tutorial vi sia servito. Io non è che sto a finire tutto perché sennò verrebbe un video lungo 1000 anni, ma comunque il concetto di base è questo. Spero vi sia stato utile e magari boh, creerò altri tutorial insomma in futuro su altro, magari gli sfondi e cose così. The Game Sanchez è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!